Sono Patrick Boylan, dei cittadini statunitensi per la pace e la giustizia, e oggi sono qui con il gruppo No War Roma per solidarietà con il popolo venezuelano che ha vinto le elezioni, il popolo ha vinto l'elezione con Maduro, e non vogliamo che l'elezione venga scippato dalla prepotenza del candidato che rifiuta di riconoscere di aver perso. Quindi siamo qui per esprimere la nostra solidarietà con il popolo della Venezuela. Senti una cosa, ieri i mass media italiani, credo forse pure internazionali, ma diciamo qui in Italia, hanno fatto un gran chiasso per gli attentati terroristici a Boston, mentre per niente si è parlato di quello che è tentato colpo in Venezuela. Esatto, ma ne hanno parlato del giorno precedente, 22 morti nelle strade di Baghdad con una bomba, con due o tre bombe messe per strada. E messi da chi? Noi sappiamo che Obama ha ritirato le truppe dall'Iraq, ma poi ha inviato squadroni della morte, contractor militare, e quindi stanno facendo la guerra per essere sicuro di restare in possesso del governo. Quindi noi piantiamo le bombe a Baghdad dove muoiono 22 persone, ma non di pelle bianca, e poi piangiamo. Giustamente piangiamo per i tre morti a Boston, ma in modo ipocrita questo è insopportabile.